Deacon, ehi, che ti serve? Cerchi Boozer? In realtà... Ok. Volevo sapere se serve qualcosa a te, sì, per l'infermeria. A dire il vero, siamo a corto di tutto. Cioè, alla fine ci servono sempre medicine, garze sterili, strumenti. Ah, tieni. Un coltello di lista. Sì, lo usavano i medici ai tempi della guerra civile per operare sul campo. Per operare? Sai, mancanza di anestesia o laudano. Ti ho assegnato dove potresti trovarne uno. È la brochure per il centro visitatori di Sherman's Camp. Quel posto pullula di furiosi. Vedrò che posso fare. Sì, Deacon. Grazie. Serve un coltello di Liston. Ok, Sherman's Camp. Quel posto sarà un vespaio. Marciami! Il canale è attivo! O'Brien, sei tu? Sì, sì, sono O'Brien. Hai ancora una delle nostre radio. Ok, Sam. Voglio aiutarti a scoprire cosa è successo a quella donna. Sara Whittaker, l'ho messa sul tuo elicottero quella notte. Sì, sì, lo so, ho capito. Ma prima devi fare qualcosa per me. Aspetta, cosa? Hai bisogno del mio aiuto? Ascolta, sulla radio c'è uno schermo digitale. Ti invio un messaggio cifrato con una serie di coordinate. Ci vediamo lì. O'Brien, dimmi almeno di che si tratta. Ne parliamo di persona. Il perimetro sarà presidiato dai soldati della Nero, quindi farti scoprire. Passo e chiudo. Uscita antincendio. Qua giù. Non resta molto. Ormai hanno saccheggiato tutto. Sì. Coltello di lista. Perfetto. Devo portarlo ad Eddie. Ehi. Ah. Questo è il coltello che mi avevi chiesto. Grazie, davvero. Nessun problema. Va bene, eccomi. Non saltare fuori dal nulla così. Hai scoperto niente su Sara, la donna che ho messo sul tuo elicottero? Niente. Niente? Ehi, aspetta, mi servirà tempo, ok? Sto rischiando grosso se qualcuno della base mi scoprisse. Vedi quei tizi laggiù con i fucili? Siete della stessa squadra, O'Brien. Solo in apparenza. Senti, ora non ho tempo di spiegarti, ma mi serve il tuo aiuto. Il mio aiuto? No, prendi questo. È un registra la lunghezza d'onda e ha un GPS. Devi... Non c'è più tempo, ascolta. Non so neanche il tuo nome. Deacon St. Bene, ascolta, Deacon St. John. Se vuoi che rischi la vita per trovare, come si chiama, Sara, allora sì, dovrai ricambiare in qualche modo. Tieni stretta la radio. Ti contatto entro un paio di minuti. Non sai neanche il mio nome, ma presto imparerai a conoscermi, O'Brien. E tieni stretta quella radio. Non la perdo d'occhio un secondo, coglione. Per Dio, quanto dovrò aspettare adesso? Pronto? Mi senti? Dico. Sì, eccomi. Allora, che storia è questa? Cosa vuoi? Che cosa vuoi? Ho inviato delle coordinate sulla tua radio. Devi raggiungere la destinazione. Cosa? Perché? Va bene, ascolta. Ci sono molte squadre della Nero impegnate sul campo. Voglio sapere esattamente cosa fanno. E perché non lo chiedi a loro? Non posso. Ti ho già detto che è una lunga storia e non posso parlarne ora. Ma gli uomini sopra di me, molto sopra di me, stanno organizzando varie missioni, tutte gestite in piena autonomia. Nessuno sa cosa facciano gli altri. Quindi il mondo va a puttane, ma voi continuate come se nulla fosse. Dove li trovo? Ti ho inviato le coordinate. Ok, fanculo, Bray.
D'accordo, vedo cosa posso fare. Cerca di rintracciarne il più possibile. Ci sono zone attive di atterraggio, punti per il rilascio di campioni. Sì, sì, ho capito, ma ti consiglio di non provare a fregarmi, O'Brien. Tranquillo, lo so bene. Ci sentiamo? O'Brien, sì, sono qui. Cosa vuoi? Uno dei nostri elicotteri viene verso di te. Devi seguirlo. Seguirlo? Perché? Vai, e non perderlo di vista. Ma ci vedi, ok, d'accordo. Che succede, O'Brien? Perché sono qui nell'incubo a inseguire elicotteri per te? L'obiettivo è riservato, neanche io posso accedere ai trail. Quindi non ho le coordinate della zona da te. Gesù, ma non avete satelliti spia o qualcosa del genere? Non posso usarli direttamente, te l'ho detto. No. Non sei autorizzato, ho capito. Non farti seminare. Forza, non posso restare troppo indietro. L'ho letto. O'Brien, stanno atterrando! Ok, recupero le coordinate dalla tua radio. Ti consiglio di proseguire a piedi. A piedi! E ricorda, non devono vederti. O'Brien, sono arrivato. Ora che faccio? Le unità di ricerca sono dirette da scienziati, come me. E protette dalle guardie. Devi avvicinarti ai ricercatori. Il registratore a distanza rileva il canale che usiamo per trasferire i dati. Quindi devo infiltrarmi in un'area piena di soldati in Kevlar, armati fino ai denti, evitare che mi sparino e spiare i tuoi colleghi nerd con le penne nel taschino. Penne nel taschino? Siamo tutti ricercatori, stronzo. Sì, cercate un modo per vivere a scrocco. Hai ancora i dispositivi di rilevamento? Ma li avrei venduti volentieri, ma qui è difficile trovare qualcuno che abbia accesso ai satelliti. Mettine uno sull'elicottero. Quasi ogni missione include tappe non registrate. Voglio scoprire qual è la loro prossima. O'Brien? So cosa vuoi chiedermi. Sto già esaminando i documenti sulle destinazioni dei superstiti. Passo e chiudo. Devono essere loro. Cosa ci fate da queste parti, ragazzi? Spero di non ammalarmi. Ehi, ho sentito qualcosa. Pensavo di aver visto un randaggio. Che ore sono? Che differenza fa? Nota operativa 2071. Il controllo delle trappole al sito 14 Alfa ha portato alla cattura di un esemplare maschio con mutazione albina. Il soggetto presenta arrossamento congiuntivale, ridotta pigmentazione della pelle e masse muscolari del 40% più grandi dei normali soggetti infetti. Come li avevi chiamati? Grigi? Beh, esistono. Questo è solo il terzo soggetto che riusciamo a studiare. Perché, come segnalato, la forza e la resistenza fuori ordine li rendono estremamente pericolosi da avvicinare. Stando ai rapporti, gli esemplari avvistati nella regione superano il migliaio. Qualunque cosa ne sia la causa, si diffonde in fretta. Mette pioggia? Merda, non ci penso mai. C'è qualcuno lì. Ma che diavolo, Brian? Te lo spiego subito, i tuoi uomini hanno sventrato un furioso mentre era ancora vivo. Non sono i miei uomini, e a te cosa importa? Non sei uno di quei, come definiti, randagi? Non c'eri gli infetti per guadagnare denaro o chissà quale merce di scambio.
È vero, ammazzo i furiosi, ma non li squarto da vivi mentre strillano come bestie, capito? Hai registrato i dati? Sì, sì, sono qui. Ok, ricarico subito. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. O'Brien? O'Brien? Affanculo, l'ha fatto di nuovo. Quanto ne abbiamo ancora? O'Brien, rispondi. Non ne ho idea. Ti conviene farti sentire, O'Brien. Bene, dovrei esserci. Lisa, vengo a prenderti. Deve essere da qualche parte qui fuori. Ok, delle tracce, stivali da donna. Vedi? Tracce, seguono questa strada. Buonanotte. Lisa, da dove sei finito? Devi essere per forza qui. Quindi, come diavolo faccio a entrare? Le tracce vanno in questa direzione. Qui sì, è la strada giusta. Qui dentro. Sì, di qua. Sento che da questa parte. Voglio dimenticare. In effetti potrebbe averlo scritto lei. Ehi, sono venuto a vedere come va col dormiglione. Come andiamo, Boozer? Ti sei stancato di stare a letto? Eh? Boozer? Ehi, non puoi stare andiamo, qui, dico. Dai, ehi, forza, che succede? Dimmi come sta. Gli serve riposo. Non prendermi in giro, Eddie. Ti ho chiesto di dirmi come sta. Sto bene. Non bene. Freddo. Ma ti ho portato gli antibiotici. Non bastano. Non bastano mai. No, aspetta un attimo, mi hai detto che... Ti ho detto che avremmo tentato. Ora possiamo soltanto aspettare. Aspettare. Ok. Certo. Dico. No, c'è... Dico. Sai cosa? Dico. C'è un modo per aiutarlo. Dico. Troverò... Fermo. Sì. Fermati! Cosa? So che vuoi spaccare tutto. Te lo leggo negli occhi. E sai che ti dico? Fallo pure, a condizione che tu lo faccia fuori. Vai. Senti, non c'è nient'altro che tu possa fare. Ti prego, torna a casa. Vai a casa. Dicono. Devo... Questa non è cosa mia. Cazzo! Sì, beh, adesso lo è. Allora, sta bene? Sì, schizzo, se la caverà. Ha solo bisogno di qualche giorno. Vieni con me alla baita. Voglio mostrarti una cosa. Ho i miei cazzi da fare. Sto correndo un rischio, ma devi fidarti. Dopo averlo visto mi ringrazierai. Ascoltami, ok? Un paio di mesi fa è venuto al campo un randagio, uno che raccontava storie incredibili. Ha detto che lavorava in aeroporto e che era in servizio a Farewell quando tutto è cominciato. Una notte aspettavano un volo da Portland, ma l'aereo non è mai arrivato. E indovina, trasportava un carico della Croce Rossa. La Croce Rossa? Una vera e propria orda di furiosi. Ci pensi? Medicine, arnesi da dottori, una stiva piena. E magari anche quegli anticosi di sto cazzo. Antibiotici? Sì, sì, bravo, quella roba lì, esatto. Dove? Questo randagio
è di turno alla torre di controllo, quando l'aereo scompare dai radar. Puff! Ora lo vedi, ora no. Più o meno qui. A sud del Monte Washington. Così mi ha detto. Ed è rimasto intatto, una specie di schianto controllato. E hanno sentito il pilota morire dissanguato per una ferita al bacino. Quindi non avete mandato nessuno a cercarli? No. Perché no? Perché il vecchio era contrario. Iron Mike, perché... Ah, giusto, i ripugnanti. Impari in fretta. L'intera zona a ovest di Iron Ridge è dominio di Carlos e della sua banda di rasati indemoniati. Merda. Se ti beccano quando sei lì, va a nord, fratello. O la tregua tra Iron Mike e i ripugnanti... Sì, no, certo, finirà così. Toglimi solo una curiosità, perché me lo stai dicendo? No, sia chiaro. Intanto io non ti ho detto niente. Ricordatelo. E poi tu sei un randagio. Cosa dovrei fare? Seguirti come un cane? Tenerti lontano dai guai? Ok. Ho di meglio da capito. Fare. Ho capito. Tu sei il tipico ragazzo per bene, giusto, schizzo? Cerco solo di salvare la pelle, come chiunque altro. Ehi. Fa quello che devi. Tanto alla fine non ci resta altro. Sai cosa intendo? Ti sei spiegato, schizzo. Tieni la radio accesa, ti chiamerò io. Ehi, hey, St. John, mi senti? Sì, schizzo, ti sento. A proposito di quella faccenda, ci vorrà tempo. Devo verificare la sicurezza al confine con Iron Butte. Capire la situazione coi ripugnanti, sai che intendo. No, schizzo, non ne ho idea. Puoi farmela più facile? Bel tentativo, cervellone. Sto correndo un rischio, non dimenticarlo. Non farmene pentire. Mi tengo in contatto. Nel frattempo renditi utile al campo. Mostra a tutti che Iron Mike aveva ragione. Sì, certo, come vuoi, St. John. Chiudo. Ehi, St. John, dove sei, fratello? Sono qui, schizzo, ma non sono il tuo cazzo di fratello. Ehi, come vuoi, tranquillo. Sto solo cercando di aiutare il tuo compare. A proposito della faccenda di cui abbiamo parlato, dovresti metterti in cammino. Ah, parli del confine coi ripugnanti. Che spiritoso! Non dicevo questo. Intendevo che se avessi intenzione di fare un giretto e, come dite voi randagi, correre liberi sulle strade, beh, ora sarebbe il momento giusto. Mi hai capito? Sì, schizzo, forte e chiaro, come sempre. St. John, chiudo. Schizzo, qui St. John. Sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No, schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio. E viste le carte, direi che giocheremo tutta la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Come usarti?
Dio santo, che disastro. Cristo santo! Quel bastardo non voleva mollare. Antibiotici. Devo trovare degli antibiotici. Sì. Prima rimettiamo Boozer in sesto, prima ce ne andiamo. A nord, ormai è deciso. Deacon St. John, mi ricevi? Dick, sono Ricky, passo. No, non deve sapere che sono qui. Sì, Ricky, sono Dick. C'è un'interferenza, ti sento male. Dick, dove sei? Io ho bisogno di... Mi dispiace, Ricky, ma ora non ho tempo. Aspetta! È Deacon! Dietro di lui! Tu e tu, seguite la strada, non devono tornare. Ora! Resta, sì. E che cosa ne resta? Ho sentito sparare. Che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa? Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Perché? Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo, Boozer? Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in giro e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Il sito dello schianto, le medicine. Non è un segreto, Dick. Iron Mike stava negoziando con Carlos. Voleva stringere un accordo per dividere le scorte con i ripugnanti. A cazzate! Che vuoi dire? Voglio dire cazzate! Sono stato lì,
Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia. Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo, ora sono diventato il galoppino di Schizzo. No? E allora come l'hai scoperto? Da un randaggio al campo di Copland. Non è un segreto, l'hai detto anche tu. Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Ma per lui che sei venuto a dargli una mano. Posso chiederti una cosa? Posso impedirtelo? L'ultima volta che ti ho visto, lo scorso autunno, hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto che soffre la fame nell'incubo, non dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. William! William, se riesci a sentirmi, devi fermarti subito! Eddie, che succede? Boozer! Ehi, no. Tienilo fermo! Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, no, dobbiamo farlo ora, non c'è tempo da perdere! Fare cosa? No! Non provare! Oh. Non tagliarlo! No, no! No, non puoi! Assolutamente non puoi fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Va bene. Lo stiamo perdendo! Lontana! Dicami. D'accordo. D'accordo, va bene. Ehi, amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare tienilo, con me. Tienilo giù. Ok? Tienilo. Dick. Ok. Tienilo ancora. Ok. Merda, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Boozer, dai, amico, resisti. Tienilo. Andrà tutto bene, dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti, tienilo fermo, dico. Ah. Ehi, te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato, devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. Oh. E tu? Ehi, ok. Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dicono St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike, cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione! Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Hai fatto la cosa giusta.
Mike! Aspetta!